10 di ottobre 2020, siamo qui all'interno della villa comunale di Manfredonia e siamo in compagnia di Enrica Amodeo, che adesso intervisteremo. Ecco, ricorderete che l'anno scorso, prima dell'estate 2019, ci furono alcune associazioni, tra cui Siponto Pulita, Ripuliamo le Spiagge e Green Dream, che decisero di provvedere volontariamente alla pulizia della città di Manfredonia, partendo da Siponto, che fu letteralmente rimessa a nuovo, poi le spiagge, insomma, poi ci fu Manfredonia presente, che pulì Manfredonia. Ebbene, questa volontà da parte dei volontari di continuare in questa opera di volontariato finalizzata alla pulizia della città non è cessata. Si riparte oggi con Manfredonia nuova e abbiamo qui una rappresentante, Enrica Amodeo. Ciao Enrica, che cosa avete organizzato? Questa è un'iniziativa di Manfredonia Nuova insieme al Movimento 5 Stelle di Manfredonia per ripulire la villa comunale, più che altro per prendercene cura. È un modo un po' per sensibilizzare la comunità alla cura del proprio patrimonio verde a Manfredonia. E la città, come è sotto gli occhi di tutti, è molto trascurata in vari aspetti. Questa iniziativa tende appunto a sensibilizzare, a promuovere una certa cultura di appartenenza della comunità al territorio. Dobbiamo prenderci cura dei nostri spazi. E il concetto di cura che deve andare al di là degli spazi privati e interessare anche quelli di tutti. Siamo qui, abbiamo iniziato, questa è la prima di una serie di iniziative che andranno avanti per tutto l'anno. Abbiamo intenzione di occuparci della villa comunale di varie zone, una per ogni sabato del mese, cioè un sabato per ogni mese, e abbiamo iniziato da quest'area. Avete iniziato da quest'area. Allora adesso passiamo a Gianluca Totaro, eccolo qui, presente di Gianluca. Salve a tutti, sono Gianluca Totaro, un attivista del Movimento 5 Stelle di Manfredonia. E appunto oggi siamo qui riuniti con l'associazione Manfredonia Nuova per intraprendere questo percorso, un percorso di sensibilizzazione ambientale che mira appunto a riqualificare quelle che sono le risorse ambientali del nostro territorio, e ce ne sono tantissime che andrebbero riqualificate, e questa, attenzione, deve essere un'iniziativa che non va a sostituirsi al lavoro dell'ASE e neanche a deresponsabilizzarli. Questa è un'iniziativa che punta a rianimare il senso civico di tutti i cittadini manfredoniani, così come delle associazioni presenti sul territorio, e noi auspichiamo che le future compagini politiche possano con lungimiranza intraprendere una programmazione politica nella tematica ambientale che possa rianimare la città e dare lustro alla città e alle bellezze del nostro paese. Benissimo, grazie. Accanto invece presentati. Buonasera, Armando Bottalico. Adottiamo la villa comunale, è un nostro intervento insieme a Manfredonia Nuova, quindi del meetup del Movimento 5 Stelle. E questo a cosa ci serve questo tipo di intervento? Anche a sensibilizzare un po' i ragazzi, perché comunque la sera lasciano sporcizie in giro, e ciò che abbiamo fatto noi oggi semplicemente deve essere un trampolino di lancio anche per le nuove generazioni e anche per le altre forze politiche che poi verranno. Quindi è questo dove vogliamo mirare, proprio questo, deve essere un trampolino di lancio un po' per tutti, sensibilizzazione. Ecco, adesso io invece mi sposto verso un grande personaggio di Manfredonia, con la mascherina, diciamo, lui ovviamente rispetta integralmente le regole. Trattasi di il grande Michele Conoscitore, amante delle tartarughe marine. Lui è un mare e monti, insomma. Ecco, lui per mare si occupa della salvaguardia delle tartarughe che vengono pescate, consegnandole alla Rosa e al Lago Salso, però lui recupera tantissima immondizia dal mare, quindi tu sei un ambientalista convinto, è vero Michele? E oggi invece, oltre al mare, sei anche qui, diciamo, nella villa comunale per dare il tuo contributo alla pulizia di questa villa che è in condizioni pietose. Naturalmente i rifiuti che ci sono nei fondali marini vengono anche dalla terra, non è che nascono nei fondali marini. Naturalmente i fiumi, quando ci sono le piene dei fiumi, vanno a finire a mare. Lasciare i margini dei fiumi, le plastiche, le bottiglie di plastica, tutto quanto, vanno a finire a mare. E sono dal 2000, già da 8, che collaboro con Legambiente, faccio parte anche di Manfredonia Nuova, che stiamo facendo un progetto qui in Sea Life, tra poco
faremo una giornata per la raccolta, 10 barche, la raccolta dei rifiuti a mare per dimostrare cosa c'è nei fondali marini. Grazie Michele, grazie per quello che fai. Ecco, adesso vi faccio una visuale su quello che sta accadendo qui. Ci sono tutti i volontari che hanno comunque sia pulito questa grande aiuola, che era ovviamente molto ma molto sporca, tanti rifiuti abbandonati che vengono riposte nelle buste e poi messe qui accantonate e dovranno essere recuperate dall'ASE. Ecco qua, è diciamo è un'opera encomiabile questa dei volontari. Qui a Manfredonia finalmente ci si muove per ridare un po' di credibilità a questa bellissima villa. Un tempo era il fiore all'occhiello della città di Manfredonia, con tutti gli alberi potati come si deve, insomma vi era un verde lussureggiante. E che dire, speriamo che nel tempo possa tornare al suo antico splendore, come merita la bellissima città di Manfredonia, fondata dal nostro carissimo re Manfredi. Un saluto a tutti da Antonio Castriotta per RM Centro e Stato Quotidiano.